Il discorso dei dirigenti ai calciatori, ci difenderemo voi in campo, noi fuori. Ore 14:30, il giorno prima di Juventus-Atalanta non è una vigilia come le altre alla Continas. All'inizio dell'allenamento ci sono tutti i componenti del gruppo squadra, compreso gli infortunati che diversamente sarebbero in infermeria. Ci sono i neodirigenti Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino, rispettivamente presidente e amministratore delegato dal 18 gennaio scorso, sono uomini di fiducia di John Elkann e parlano ovviamente per nome e conto della proprietà che li ha voluti alla guida della Juve per vivere questo momento delicato. Il meno 15 punti in classifica rischia di pesare anche sulla testa dei calciatori, che tuttavia non hanno chiesto nulla fin qui, anzi almeno a buona parte hanno mostrato il loro attaccamento alla squadra pubblicando sui social una foto di squadra. Parlano i dirigenti e il messaggio è in linea a quanto detto nel corso della loro presentazione qualche giorno fa. Poche parole ma significative: di fronte all'ingiustizia bisogna essere compatti e fare ognuno il proprio mestiere. Noi difendendo il club nelle opportune sedi e voi sul campo facendo punti. Oggi più che mai voi rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo. In sintesi, proprio ai tifosi Ferrero si era rivolto qualche giorno fa, rassicurandoli: ci difenderemo con pacatezza e senza arroganza, aveva detto. Abbiamo sempre rispettato, rispettiamo e sempre rispetteremo tutti coloro che sono chiamati a giudicarci. Quello che vogliamo è uguale rispetto per noi e per la nostra squadra, per poter discutere con serietà e rigore quelle che sono state le motivazioni del nostro agire. Mentre Scanavino ha ribadito che le ambizioni della Juve non cambiano. Certo il match contro l'Atalanta, classifica alla mano, non può essere più considerato un scontro diretto per la zona Champions. Anche se i legali del club confidano nel ricorso al collegio di garanzia del CONI per avere i 15 punti.